vi lasciamo a un'intervista che invece ci rende la vita più serena, più allegra, perché quando si gusta un dolcetto, quando si gusta una fetta di torta, senza abusarne, è logico, non dobbiamo abusare, no, a giusta misura, noi siamo più allegri, almeno io mi sento più allegro quando mangio un dolcetto. Non so voi, ma penso di sì. E come sono allegri Giovanni Ancona e Gianfranco Nardulli, che con la loro arte pasticcera propongono quotidianamente delle delizie che noi tutti ammiriamo, perché hanno anche la loro coreografia, la loro bellezza, i loro colori, ma per quello che mi riguarda soprattutto si gustano queste delizie. Una giuria ha avuto il compito di selezionare tra i 130 partecipanti ad un concorso che si è svolto in Emilia-Romagna, ha dovuto selezionare 10 concorrenti e fra questi 10 concorrenti c'era il nostro Gianfranco Nardulli. Perché nostro? Perché è di Acquaviva delle Fonti e quindi opera ad Acquaviva delle Fonti, è un cittadino di Acquaviva delle Fonti e quando è andato in Emilia-Romagna, quando è andato a Rimini, ha partecipato a questa finale, oltre al nome si è detto che era di Acquaviva delle Fonti. Ecco, non è che si debba parlare per forza di Cipolla per dire che c'è la città di Acquaviva delle Fonti. Quindi ha raggiunto questo ambito traguardo. Purtroppo non è stato il primo classificato, per pochissimo non ce l'ha fatta, ma come si suol dire l'importante è partecipare e per quello che ci riguarda è l'importante gustarli questi dolcetti. E quindi non è che vogliamo essere invidiosi della giuria che ne ha gustati un bel po', ma siamo sicuramente contenti che Gianfranco abbia potuto fare questa esperienza. Parliamo di pasticceria, parliamo di cioccolato, parliamo di grandi creazioni che oltre, come ho detto prima, a dare l'immagine, la coreografia, devono dare il senso, che non è solo il sapore, ma il senso logico, un'idea, un progetto che viene, come per un ingegnere, messo su carta per edificare un fabbricato, una villa, un'abitazione. Gianfranco ha predisposto un progetto di cioccolato e attraverso le interviste a Giovanni Ancona e allo stesso Gianfranco Nardulli scopriamo come nasce questa passione e come si è svolto il concorso. Un saluto a voi tutti, grazie. Giovanni Ancona, Acquaviva delle Fonti. Pasticceria, golosità, insomma, il mangiare genuino che Giovanni Ancona porta dalla sua città di origine, Altamura, ad Acquaviva nel 92, 93. Perché Acquaviva? Ma perché Acquaviva? Perché insomma frequentavo il paese ancora prima di aprire l'attività e quindi insomma siccome poi mia moglie è originaria di Acquaviva, quindi diciamo a un certo punto poi è nata questa diciamo volontà, questa diciamo sfida, questa avventura di aprire un'attività per conto proprio e siccome insomma io da piccolino ho sempre pasticciato, o meglio, lavorato in bottega in una pasticceria, quindi insomma a un certo punto è venuta fuori questo desiderio, questa volontà, questa voglia insieme a mia moglie, l'attuale moglie, di aprire questa pasticceria, insomma. Giovanni Ancona è goloso? Perché gli piacciono i dolci? Ma Giovanni Ancona è golosissimo, anzi... Non ti vogliamo inquadrare dei piedi alla testa, ma non mi sembri un mangiatore di molti dolci. Ma diciamo che i dolci fatti bene, i dolci fatti con diciamo materie prime sani e genuini, non fanno ingrassare. Naturalmente tutto deve essere consumato con una quantità modica, senza esagerare, insomma. Quindi hai imparato quest'arte, sì, che potrebbe essere confuso come mestiere,
ma in realtà è una vera e propria arte. Basta ammirare le diverse raffigurazioni, le diverse idee che poi sono diventate dei dolci, delle torte. E ha imparato il mestiere. È importante quindi trasmettere anche questo valore, quest'arte. I dolci comunque vanno fatti buoni e bene, ma sicuramente vanno anche realizzati con una piccola dote artistica. Tra i tuoi collaboratori oggi dobbiamo intervistare Gianfranco Nardulli. Sì, ma lui è, diciamo, un collaboratore nostro, o meglio un nostro collaboratore da appena 3 anni, ed è, insomma, un collaboratore molto molto valido. Tant'è vero, insomma, si impegna con passione e dedizione tutti i giorni, e ultimamente, insomma, è stato artefice di una partecipazione a un concorso a livello nazionale organizzato dalla Belcolade, è un'azienda che produce cioccolato, ed è stato, insomma, in finale a Rimini, al SIGEP di Rimini. Gianfranco pasticcere, ma era il tuo sogno nel cassetto? Beh, da quanto vedo è proprio così, era un sogno nel cassetto che fortunatamente ho scoperto e tutt'oggi sto realizzando alla pasticceria Ancona. Ecco, come muovi i primi passi in questo settore? Bah, ormai diciamo che non sono più i primi passi, perché comunque sono più di 3 anni che lavoro qui, quindi non sono, diciamo, più i primi passi, adesso penso già in grande, ecco perché comunque ho appena fatto un concorso per dimostrare, diciamo, non solo alla gente ma anche a me stesso quello che sono capace di fare. Ecco, ma prima di venire diciamo a questo concorso, quindi a questa tua attività odierna, a noi piace immaginarti tra i fornelli del focolare domestico. O tu andavi via, giocavi calcetto o altro e non ti sei mai avvicinato a tua madre, magari quando preparava un buon dolce? No, vabbè, quando, diciamo, i lavori, diciamo, pratici a me piacciono tanto, ecco perché comunque ho intrapreso questa passione, appunto perché mi piace lavorare con le mani, quindi con le mani in pasta, sin da piccolo. E poi ho scoperto, fortunatamente, grazie anche a mio fratello che lavorava qui in pasticceria, lui ogni domenica portava i dolci a casa, quindi mi ha, diciamo, viziato a mangiare bene, e quindi poi è nata da lì un mio pensiero di venire anch'io a lavorare, diciamo, alla pasticceria Ancona, e così è stato. E oggi siamo una bella squadra che combatte per andare avanti. Ecco, e veniamo a questo concorso, la cioccolata. Ti piace la cioccolata? Beh, certamente è irresistibile, a chi non piace, diciamo, la cioccolata. Ecco, come è andata questa gara? Diciamo che questa gara dall'inizio alla fine. Dall'inizio, allora, praticamente è nato sempre tutto da mio fratello, che mi ha ricordato che c'era questo concorso, e io ho preso visione di ciò e mi sono iscritto a questo concorso inviando una ricetta della mia torta con la foto della torta, e lì poi sono stato chiamato, contattato, perché mi hanno detto che la torta, leggendo, era interessante, quindi mi hanno chiesto se andavo a Parma a fare la semifinale. E da lì sono passato in finale dopo una selezione abbastanza dura, perché dietro di me c'erano giudici che mi seguivano, che mi contestavano alcune cose, che comunque anche mi facevano complimenti, comunque giudici che richiedevano tanto. Io, diciamo, ho dimostrato anche tanto, e quindi sono stato preso per la finale che ho fatto una settimana fa a Rimini. È andata benissimo, perché comunque ho ricevuto tanti complimenti da maestri di fama mondiale della pasticceria. L'unica cosa che non sono riuscito, diciamo, a vincere, per questione di millimetri, ecco, in un dolce, diciamo, è importante il millimetro quando vai a un concorso. Una giuria dei veri e propri osservatori che controllavano e seguivano ognuno di voi mentre preparava, mentre metteva insieme i diversi ingredienti. Il nome di questa torta? Il nome di questa torta è Abbraccio Intercontinentale. Un nome, diciamo, molto impegnativo, un nome sentito, che nasce praticamente da come ho composto questa torta, ossia dagli ingredienti che abbracciano tutto, diciamo, il continente. Ce la vuoi spiegare? Noi la guardiamo insieme. All'interno troviamo una sbrisolona al cacao e sale.
Poi passiamo subito con uno strato di mousse fondente, 70%. Poi abbiamo un biscuit al cioccolato al latte, una mousse al pepe timut. Questa è stata proprio l'innovazione, questa mousse al pepe timut, che non avete paura quando sentite pepe timut, perché è una cosa buonissima, quindi non avete timore quando la commessa vi dice che nella torta c'è il pepe timut, perché comunque ha un sapore irresistibile, che col cioccolato si sposa benissimo. Abbiamo, dopo la mousse al pepe timut, abbiamo una gelée di lamponi, e il tutto viene coperto da una glace fondente a specchio. Ecco, quindi abbiamo parlato di questa tua ispirazione, quindi estro, creatività, ma bisogna preparare un prodotto genuino. Ma il primo ad assaggiarlo chi è quando tu prepari un dolce, una torta? Hai un riferimento? Sei tu? Chi è? Il riferimento è di Giovanni Ancona, è lui che deve dare il suo giudizio, io da lì poi capisco se posso andare avanti o se devo fare qualche attenzione su qualcosa che non va. Quindi ci mettiamo lì, e studiamo e vediamo, assaggiamo e cerchiamo di capire cosa non va bene e cosa va bene, seguendo anche le tendenze dei giorni di oggi. Ecco, ci hai già parlato dei giudici, di questi osservatori, qualche domanda in particolare che ti è rimasta impressa? No, semplicemente mi hanno detto che non hai perso perché la tua torta non merita, anzi, la tua torta merita soltanto che quando si partecipa a un concorso si fa attenzione anche al millimetro. Io purtroppo è stato il primo concorso, sicuramente non sarà l'ultimo e quindi avrò modo di dare dimostrazione a quello che mi hanno detto. Gianfranco, un abbraccio intercontinentale, ma permettici di andare più nei dettagli, perché noi vediamo questa specie di guscio all'interno, questa sfera e poi questo ricciolo, ma che sono? Che rappresentano? Allora, questo guscio rappresenta il pepe timut, che è praticamente la forma del pepe, ha un guscio esternamente, quello è il guscio del pepe timut. All'interno c'è una sfera di cioccolato che ho realizzato all'interno della sfera, il globo. E poi abbiamo anche dei riccioli che accompagnano, che sarebbero gli abbracci, che accompagnano tutta la decorazione in sé. Gianfranco, hai fatto prima riferimento a tuo fratello, abbiamo già avuto il piacere di parlare con Giovanni Ancona, ma quando si fa una torta, un pasticcino, c'è l'utente, c'è il cliente, c'è chi lo deve gustare, insomma, il nostro percorso umano e quindi anche lavorativo e anche di quest'arte non ha motivo di esistere se non ci sono gli altri. Chi ha condiviso con te questo percorso, questo concorso, questa tua partecipazione? Ringrazio un po' tutti, in particolare mio fratello Vincenzo, che mi ha dato una mano notevole, e infine ringrazio Gianni Ancona, che mi ha messo nel sangue questo lavoro, e se sono qui è solo grazie a lui. Thank you.